Alessandro Bucci sul lungo giro contro il tumore, Sulmona è una delle ultime tappe. Partito da dove innanzitutto? Sono partito da San Donato Valcomino il 29 giugno. Immagino insomma che il cammino ha avuto una meta, però è stato faticoso, no? È stato molto faticoso, però bellissimo, perché ho fatto, ormai sono arrivato oltre 1000 km percorsi, ne farò domani ancora 140 per arrivare fino a San Donato. Ho visto e attraversato posti meravigliosi che non avrei mai visto. Sono entrato nel cuore dei terremoti, da Norcia ad Amatrice, all'Aquila. Abbiamo dei pazzi in diretta. Vabbè, tu non hai fatto così, no? No, io anche perché se facessi così comunque mi va bene uno, mi va bene due volte, poi la terza sono con le ruote a terra. Senti, penso che è stato un crescendo di emozioni, sono stati i momenti più difficili, più pesanti. Allora, il momento più difficile, se devo essere sincero, l'ho vissuto sul Monte Terminillo, alla terza tappa, perché colpa mia ho avuto una crisi di fame ed è stato terribile, terribile, anche perché poi lì batte il sole. All'ora di pranzo l'ho fatto duro. Per fortuna adesso sono andato in crescendo di condizione, perché oggi ho fatto il blockhouse, ieri ho fatto campo imperatore, però nonostante tutto la gamba va, anche perché comunque dopo 1000 passa chilometri è anche normale che sia così. È la prima esperienza di questo tipo? Assolutamente sì, con le bici in totale autonomia, con la bici da corsa, però comunque ho delle zavorre che pesano, cioè la bici con le zavorre pesa 18 kg. Certo, qual è il messaggio per chiudere? Il messaggio che voglio dare è un messaggio di consapevolezza, prima di tutto al tumore, che io ho avuto la malattia che mi ha colpito non in prima persona ma quasi con mia mamma, e non mi ero mai preoccupato del tumore in generale come malattia, sempre visto come un boh, è successo a quel parente, a quel mio amico, a quel parente di quel mio amico, poverino. In realtà non è così, cioè il tumore è una malattia, certo, che è curabile in Italia e soprattutto che attraverso uno stile di vita sano si può prevenire. Poi logico che sono dei volte in cui ti viene lo stesso. In quel caso fa la ricerca ed è per questo che ho aperto la raccolta fondi con AIRC.